Sull'isola di Ischia si è abbattuto un violento nubifragio. In questo momento ci sono fiumi di fango, molti edifici sono stati distrutti, risultano decine di dispersi, persone intrappolate nelle proprie case e cominciano a inseguirsi le voci che parlano dei primi morti. E già da qualche parte si comincia a leggere di presunta fatalità, di un destino cinico e baro. Però purtroppo non è così. Casamicciola è anche nel linguaggio popolare napoletano. Se andate sulla Treccani e scrivete Casamicciola, trovate delle espressioni ben precise come succerna Casamicciola, capara Casamicciola, che è l'espressione che utilizza anche Lucariello nell'opera di Edoardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, quando gli viene distrutto il presepe. Perché? Perché Casamicciola è da tempo, da tanti anni, da più di un secolo quantomeno, oggetto di questo tipo di disastri. 1883. Un terremoto distrugge l'intera Casamicciola. Tra i superstiti c'è un bambino, c'è quello che sarà Benedetto Croce. 10 novembre 2009, ancora piogge, si stacca un costone dal Monte Epomeo, c'è anche una vittima. 21 agosto 2017, sono le 20:57 quando c'è una scossa di terremoto della magnitudo 4.0 della scala Mercalli. Muoiono due persone, interi edifici vengono distrutti e tutt'oggi la popolazione aspetta un intervento dello Stato che possa riparare a quella situazione. 26 novembre 2022, cioè oggi, arriva un altro nubifragio, ci sono nuove distruzioni, nuova sofferenza, speriamo nessuna morte, però al momento è ancora incerto. Fatalità? No. Perché si sa da più di un secolo che questa è la situazione di Ischia e di Casamicciola, come è la situazione di gran parte del territorio dell'Italia, perché noi viviamo in un paese bellissimo, ma allo stesso tempo estremamente fragile, per il quale servirebbe un'unica grande opera, che non è il ponte sullo stretto di Messina di cui si parla in questi giorni. L'unica grande opera necessaria è la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, che invece è un obiettivo politico che non si pone mai nessuno. Di centro, di destra, di sinistra, mai nessuno. Continuiamo invece a costruire, ignorando non solo le regole dell'uomo, ma anche le regole della natura, e poi andiamo incontro a dei veri e propri disastri. Continuiamo a investire per aumentare, che ne so, le spese militari fino al 2% del PIL, anziché investire sulla cura del territorio. Prendersi cura del territorio significa prendersi cura non solo del verde, degli alberi, significa prendersi cura anche degli esseri viventi che su quel territorio vivono e la cui vita è la cosa più preziosa che abbiamo. Per cui l'unica grande opera di cui avremo veramente bisogno è la messa in sicurezza del territorio. Sono arrivati anche i soldi del PNRR, questi soldi vanno investiti per questo obiettivo e non per altri.